Con Costantini dell'Italia dei Valori vogliamo parlare di alcuni dei problemi che l'Abruzzo vive attualmente. Berlusconi aveva promesso di approvare nel Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, 16 miliardi e 600 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture per l'Abruzzo, fra cui la velocizzazione della Pescara-Roma. Non c'è un solo euro per l'Abruzzo. Circola un video su YouTube che praticamente riprende Silvio Berlusconi la sera del 12 dicembre a Chieti mentre assume questo impegno formale, raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, 16 miliardi di euro per l'Abruzzo nel CIPE del 16 dicembre. Noi siamo andati a vedere che cosa è accaduto il 16 dicembre e è accaduto esattamente quello che ha ricordato lei. Purtroppo questo è il modo di procedere del Presidente del Consiglio e delle persone che gli ruotano intorno. Sono molte le polemiche per come è stato concepito il nuovo esecutivo in Abruzzo. L'Aquila lamenta la mancanza di esponenti cittadini. Teramo la fa da padrona con Venturoni, Paolo Gatti, Giandonato Morra, Mauro Di Dalmazio. Ha fatto bene Chiodi a circondarsi di fedelissimi all'emiciclo? Io non credo che la residenza anagrafica possa essere il discrimine preliminare tra il buon governo o il cattivo governo rispetto a territori diversi della regione Abruzzo e francamente considero ingeneroso rivolgere una critica sia al Presidente che agli assessori per il semplice fatto che siano un po' più numericamente di Teramo, un po' meno numericamente dell'Aquila e della sua provincia. Io vorrò valutare i loro comportamenti e le loro decisioni rispetto a quello che faranno. Questa scelta di circondarsi di persone di fiducia per certi versi lo responsabilizza ancora di più, lo rende da una parte più forte perché non ha più alibi, la squadra è totalmente la sua, ma dall'altra parte più esposto in caso di insuccesso. Abruzzo, Regione Verde d'Italia. Sembra uno slogan sbiadito. Le nostre città, soprattutto Pescara e Teramo, vivono sotto smog e polveri sottili. Pescara primeggia nella classifica nazionale delle città più inquinate. Il turismo langue, nonostante le potenzialità. Non c'è una politica che operi interventi mirati come potenziamento del sistema di trasporto pubblico o creazioni di piste ciclabili. Cosa possiamo fare? Decisamente sì, c'è un problema di piani traffico e di viabilità cittadina. A Pescara c'è anche il problema del cementificio della Lafarge, di un inceneritore che in qualche modo, anche per l'effetto di una canalizzazione dei venti, scarica sulla città di Pescara una quantità di polveri gigantesca. Io non so fino a che punto i dati pessimi sulla rilevazione della qualità dell'aria della città di Pescara siano dovuti al traffico piuttosto che a questo aspetto. Ovviamente occorre mettere in campo una cultura completamente diversa. I centri delle città non devono essere più attraversati dalle macchine, occorre costruire parcheggi di scambio, bisogna favorire una mobilità diversa rispetto a quella del passato e bisogna anche favorire la mobilità pubblica, quella dei mezzi pubblici. Il problema fondamentale è che le società pubbliche del trasporto regionale hanno mezzi vecchi di 15 anni, di 16 anni, di 17 anni fa, c'è un parco mezzi dell'ARPA, mi dicevano questa mattina, che ha un'anzianità di servizio credo superiore ai 15 anni e quindi paradossalmente i mezzi pubblici inquinano all'interno delle città ancor più di quanto inquinano le automobili immatricolate Euro 4, Euro 5. Occorre un grande investimento sull'ambiente. Credo che Barack Obama in qualche modo rappresenti in questo momento il punto di riferimento di qualsiasi amministratore di Stato o anche di Regione. L'investimento sull'ambiente, l'investimento sull'energia, l'investimento sulle nuove tecnologie è l'investimento migliore. Lorenzo Sospiri, neo eletto al Consiglio regionale del Popolo delle Libertà, ha avuto parole dure per i 3 anni di governo del Turco. Le sue parole hanno sepolto l'Abruzzo sotto un cumulo di macerie. Cosa c'è di vero? Ma si è dimenticato i 5 anni della giunta pace, purtroppo, Lorenzo Sospiri. Io non ho mai inteso difendere né in campagna elettorale né dopo la campagna elettorale il governo del Turco. Tant'è che del Turco, se non sbaglio, ha votato Chiodi alle recenti elezioni regionali, proprio per la durezza con la quale io avevo preso le distanze dal suo governo. Certo, parlare di questi 3 anni come degli unici 3 anni che hanno determinato lo sfascio del bilancio, dimenticandosi dei 5 anni che hanno prodotto sostanzialmente il raddoppio della spesa sanitaria e quindi il buco di bilancio con il quale ci troviamo a fare i conti oggi, vuol dire non essere obiettivi. Noi dobbiamo fare in modo che l'alternanza che si determina in Abruzzo ad ogni legislatura non si determini più per effetto dello sfascio dell'altra coalizione. Oggi, per vincere le elezioni, l'opposizione ha dovuto lavorare per lo sfascio. Io mi auguro invece che l'alternanza si determini lo stesso, ma si determini per effetto della maggiore qualità delle proposte dell'opposizione. E per fare questo è necessario
considerare il passato in maniera più obiettiva e condividere le responsabilità che sono state messe in campo dal centrodestra e dal centrosinistra e non utilizzare più gli errori del passato come elemento di distinzione della qualità dell'uno piuttosto che dell'altro. Nel passato hanno sbagliato pesantemente centrodestra e centrosinistra. Guardiamo al futuro e lavoriamo per gli abruzzesi. Emergenze Abruzzo. Occupazione giovanile e aiuti concreti alle famiglie. Emergenza casa con 3.000 famiglie, ad esempio, che solo nella provincia di Teramo aspettano un alloggio popolare. Cosa farebbe se fosse lei il governatore? Si sta riconsiderando la possibilità di utilizzare alcuni fondi europei per la cassa integrazione. Ci sono una serie di iniziative messe in campo per recuperare risorse. Certo, non possiamo lasciare i giovani nelle condizioni in cui si trovano oggi e non possiamo nemmeno pensare che il diritto alla casa non possa essere affermato per tutti. Credo che il diritto alla casa debba essere affermato non costruendo nuove case, ma intervenendo con operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente. Ci sono migliaia e migliaia di case, soprattutto in provincia di Teramo e soprattutto nella costa della provincia di Teramo, che sono totalmente inutilizzate o che molto spesso, l'inverno soprattutto, sono utilizzate da prostitute e da avventurieri. Io penso ad un grande intervento di recupero di questo patrimonio edilizio per metterlo a disposizione delle giovani coppie a livelli economici sostenibili. Io non sono dell'avviso che per garantire il diritto alla casa ai ragazzi si debba necessariamente consumare altro territorio. Piccole e medie imprese. A Teramo sono a forte rischio oltre 300 aziende. Quale dovrebbe essere il progetto di sostegno? Le imprese abruzzesi, soprattutto le piccole, non sono in difficoltà per via della qualità dei loro prodotti, sono in difficoltà esclusivamente per il calo delle commesse, che è una conseguenza diretta della crisi economica che stiamo vivendo. È una crisi che non durerà in eterno, le stime più pessimistiche ce la fanno durare fino alla fine del 2010, bisogna mettere in campo degli strumenti per consentire a queste aziende di superare la crisi e di avere evidentemente quella liquidità necessaria che oggi non hanno più come conseguenza del calo degli ordinativi e come conseguenza del calo della produzione e del fatturato. Io credo che sia necessario un intervento immediato ed urgente per agevolare l'accesso al credito, perché paradossalmente le banche, che sono le responsabili in tutto il mondo della crisi finanziaria ed economica che stiamo vivendo, proprio le banche che hanno determinato il disastro che viviamo oggi, sono le responsabili di questo supplemento di crisi. Sostituirsi in qualche modo alle banche o costruire dei meccanismi di stimolo perché le banche riprendano a prestare i soldi ai nostri imprenditori. Erosione delle coste. Finora la regione è parsa impotente ed estrazioni dalle cave che non sono regolate da un piano mancante e mai discusso. Il tema delle piattaforme petrolifere in prossimità della costa è un tema purtroppo che dipende quasi esclusivamente dal governo nazionale. Questo però non può rassegnarci e non può nemmeno metterci in una condizione di abbandono e di indifferenza rispetto a quello che sta accadendo. Io sono convinto che piattaforme per l'estrazione del petrolio posizionate a 3-4 miglia dalla costa potrebbero determinare la morte del turismo e la morte della pesca. Non possiamo quindi restare con le mani in mano e dobbiamo stimolare i nostri gruppi parlamentari perché in Italia e in Abruzzo avvenga quello che avviene negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è possibile estrarre il petrolio a mare, ma devi stare a 100 km di distanza dalla costa. Il mare Adriatico, che è un mare con fondali molto più bassi dei mari statunitensi, ha bisogno, non dico di stare a 100 km dalla costa, ma certamente queste attività non possono essere posizionate a sole 3-4 miglia dalla costa. Bisogna trovare un punto di sintesi. Io non ho un approccio ideologico e non sono pregiudizialmente contrario a queste attività. Certamente non le voglio in prossimità dalla costa perché le considero incompatibili con una economia che è importante per il nostro Abruzzo, perché produce una parte importante del PIL e perché dà lavoro a migliaia e migliaia di persone. Il valore della comunicazione per Costantini. Gli episodi di Piazza Farnese, i presunti attacchi di Di Pietro al Presidente della Repubblica dimostrano come l'informazione libera ormai sia solo la rete. Sono i blogger quelli che fanno informazione libera e la rete l'unico strumento per avere accesso alla verità. Gli organi di informazione tradizionali ormai sono molto più al servizio di alcuni partiti e dei poteri forti che non al servizio dei cittadini.